Ha fatto tappa anche nell'Alto Mantovano la delegazione dei rappresentanti del Consiglio regionale della Lombardia nel tour di conoscenza dei territori amministrati. A fare gli onori di casa al presidente del Consiglio Cattaneo e consiglieri regionali eletti nella zona, Barone Carra. Un'occasione per visitare le eccellenze del territorio, nelle immagini un'azienda metalmeccanica specializzata nella realizzazione delle macchine agricole, ma anche per raccogliere le istanze della popolazione nell'ottica di una politica non più milanocentrica. Un confronto ritenuto dal presidente Cattaneo decisamente proficuo. Ci hanno segnalato alcune difficoltà, diciamo, che sono trasversali a tutta la Lombardia, difficoltà dei sindaci con i loro bilanci, con i vincoli della burocrazia, con i problemi della crisi economica, la coda che hanno fuori dalla porta di chi vive una situazione di difficoltà. Abbiamo anche raccolto poi invece specificità particolari di questo territorio sul fronte infrastrutturale, per esempio la necessità di sbloccare definitivamente la tangenziale di Guidizzolo o quella di che venga tenuto in conto in maniera più attenta le osservazioni dei comuni nel progetto dell'alta velocità. Necessità nel campo della sanità, come quella di preservare l'ospedale di Asola, completarne i lavori, mantenere una presenza sanitaria sul territorio anche nelle forme che la nuova legge di riforma della sanità introdurrà, e preservare e valorizzare ulteriormente quella gemma speciale, unica, che è l'ex OPC di Castiglione, oggi REMS, che però è già molto di più di quello che la legge di riforma vuole introdurre con il passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle residenze. Importante la presenza sul territorio anche dei consiglieri regionali eletti, che hanno approfittato dell'incontro per chiarire anche alcune questioni a cuore di chi lo abita. L'attenzione di Carra riguarda soprattutto la questione della Cremona-Mantova. Io credo che l'autostrada Mantova-Cremona in questo momento non si faccia, perché la sostenibilità finanziaria che ha chiesto Regione Lombardia a Stradivaria ancora non è arrivata, e allora la Regione ha messo 108 milioni su quel progetto. Se per caso non va, se non ci sono i motivi per farlo, che li metta sulla linea ferroviaria. Fra le eccellenze da valorizzare invece il turismo. I prossimi sei mesi saranno mesi straordinari per la nostra Regione, perché ci sarà Expo, si parla di 20 milioni di visitatori, e noi ci candidiamo ad essere un territorio che è primo della classe per avere una gran parte di questi, oddio, non troppi, diciamo, speriamo, di questi visitatori, ma sicuramente portare una fetta di quei turisti a conoscere il nostro territorio e che diventino turisti permanenti, cioè che siano chiamati a tornare anche nel futuro a conoscere le bellezze di questo territorio.